credo che il punteggio della partita dica molto, nel senso che se uno guarda il primo e il secondo tempo, noi abbiamo subito, mi sembra, 48 punti alla fine del primo tempo, esatto, sì. Sì, 48 punti, ne abbiamo subito 78 alla fine, cioè 30 nel secondo tempo. Non abbiamo ripetuto gli errori che avevamo fatto nel primo tempo. Già nel primo tempo avevamo giocato con una bella energia, con una bella aggressività, con un bel atteggiamento, ma poi la pazienza e la bravura della Fortitudo a muovere la palla ci portava a far sì che al 20° secondo facevamo un fallo, oppure subivamo un tiro e subivamo, cioè, prendevamo un tiro e subivamo un rimbalzo d'attacco. Oppure comunque facevamo un errore negli ultimi 5-6 secondi del loro attacco e questo ci è stato fatale. L'errore l'abbiamo ripetuto con molta meno continuità, anzi abbiamo quasi risolto il problema nel secondo tempo, dove abbiamo giocato con molta più continuità. Poi è chiaro che Mancinelli che ci mette tre bombe, quasi tutte negli ultimi, dopo che l'attacco aveva giocato molto la palla e quindi eravamo stati costretti a rotazione e cose, fa parte del fatto che giochiamo contro una squadra fortissima, contro giocatori fortissimi e quindi diventa molto difficile. Però siamo stati bravi, abbiamo controllato le situazioni e in attacco dall'altra parte credo che abbiamo giocato tutta la partita con una bella solidità, costruendoci spesso i nostri tiri, ovviamente la difesa della Fortitudo ci metteva in difficoltà, però credo che abbiamo costruito bene, non abbiamo tirato bene, sto guardando qui 8 su 24 da 3 punti, non malissimo, ma credo che possiamo fare meglio, soprattutto se pensiamo che abbiamo preso tiri con giocatori nostri che di solito hanno percentuali molto alte e invece non siamo riusciti a segnare. E questo anche mi fa ben sperare, ben pensare, perché se tirando non bene siamo riusciti a vincere contro una squadra così forte come la Fortitudo, che a mio parere, poi ovviamente riguarderò la partita e non è un compito mio analizzare la partita della Fortitudo, ma mi sembra abbia fatto un'ottima partita, il fatto di vincere qui senza tirare bene e contro questa Fortitudo mi fa ben sperare per la mia squadra. Domande, prego. Forse la fisicità sotto canestro della Fortitudo è sicuramente la loro arma in più. Noi siamo riusciti a contenerla molto bene. Ma io non sottovaluto per niente la nostra squadra come fisicità. È vero, la Fortitudo ha grande fisicità, ma noi abbiamo grande fisicità, quindi abbiamo preso due rimbalzi più di loro. Credo che la partita alla fine sia stata in equilibrio. Nel primo tempo abbiamo un po' subito, nel secondo tempo John è andato a prendersi rimbalzi d'attacco importanti che ci hanno dato respiro. E qualche volta ci hanno portato sotto canestro Rosselli. Rosselli è un giocatore che mette in difficoltà chiunque, però anche noi abbiamo portato sotto canestro Fantinelli, abbiamo ottenuto qualcosa. Insomma, abbiamo combattuto a armi pari anche su questa cosa, però è vero, loro hanno grande fisicità, grande aggressività su questo campo, poi l'agonismo non manca mai e quindi noi siamo stati alla pari, anzi siamo riusciti a spuntarla alla fine, stanno molto spesso in vantaggio durante la partita, quindi credo che abbiamo reagito bene. Prova di maturità importante, sicuramente vincere qui, vincere una partita tirata punto a punto. È una prova importante, è l'11ª vittoria in 12 partite, sì, ha detto bene. Su un campo difficilissimo, il più difficile probabilmente. Quindi è una prova importante, ma non è che ci dà dei bonus per le prossime partite. Cioè, è chiaro che da qui dobbiamo partire, adesso viene Udine, che è una squadra a parte a noi tradizionalmente ostica, poi ha forse ancora più grossa, ancora più fisica della Fortitudo. Pari a noi in classifica, anzi non so cosa farò di pomeriggio, ma è un confronto diretto, forse da un punto di vista di classifica più importante di questa partita qui, quindi abbiamo tanto lavoro da fare, però intanto quello che dovevamo fare oggi l'abbiamo fatto bene. Altre cose? Sì, Stefano, ti faccio una domanda. Si può dire che Treviso oggi vince su un campo congeniale a Fortitudo, dove nel secondo tempo ha giocato in difficoltà di intensità difensiva e perde in un campo magari più congeniale a Treviso, quale il primo tempo, dove invece hanno giocato molto più gli attacchi un po' nella difesa? Questa è anche un'analisi che si può dire, cioè questo è così. Dal mio punto di vista dico che noi dobbiamo e abbiamo tutto per giocare bene anche le partite sporche, anche le partite a basso punteggio. È chiaro che la nostra pallacanestro è fatta di velocità, però è anche vero che i playoff
Non è che la velocità, soprattutto quando giochi in trasferta, la puoi giocare sempre, perché sarebbe fare delle forzature, non vogliamo fare forzature. Quindi è vero, però è vero che io sono convinto che noi siamo pronti, e l'abbiamo fatto vedere nel secondo tempo, per giocare una pallacanestro sporca a metà campo, di contatti in cui ti devi sudare ogni passaggio, ogni azione. Poi è chiaro che quando riusciamo a correre è meglio, quando riusciamo a correre ci esprimiamo con più fluidità, però oggi la Fortitudo ce l'ha impedito e noi dobbiamo essere pronti a giocare anche quando te lo impediscono, perché ripeto, voler giocare per la forza in quel modo quando una squadra è brava a impedirtelo significa fare forzature e significa non vincere le partite. Oggi invece abbiamo letto le situazioni, ci siamo adeguati e quindi sono contento che abbiamo dimostrato che siamo in grado di giocare anche una pallacanestro diversa da quella che abbiamo fatto nelle ultime partite. Sì, per striscia di vittorie consecutive, per dimostrazione di forza e anche considerando il doppio vantaggio, oggi Treviso è forse in questo momento la favorita per la promozione? E se è così, come pensa che questa pressione possa essere un problema dopo un inizio di stagione in sordina che obiettivamente, al di là dei risultati, ha tolto forse un po' di pressione a Treviso? Sì, però gli altri anni ho parlato spesso di pressione perché eravamo una squadra di bambini, eravamo una squadra di giocatori che non aveva mai giocato a questi livelli. Abbiamo fatto 3 stagioni fantastiche, vincendo le stagioni regolari, arrivando in fondo, ma con squadre di bambini che non erano abituate. Quest'anno abbiamo Antonutti, abbiamo Musso, abbiamo Bruttini, oltre ai bambini tipo Fantinelli, che non sono più bambini, ma stanno diventando degli uomini e hanno già fatto queste esperienze. Quindi la pressione e paura adesso non ce ne fa. È chiaro che ci fa paura gli avversari, paura nel senso che sappiamo che dobbiamo rispettare, perché la Fortitudo è una squadra straordinaria. Adesso oggi ha giocato con un giocatore che è arrivato ieri praticamente, ed è chiaro che può solo crescere, quindi abbiamo avversari fortissimi, però noi non ci poniamo neanche quest'anno il problema della pressione. Pressione, non pressione, diciamo siamo la squadra favorita, la Fortitudo ha ancora 4 punti più di noi, forse Trieste ne avrà 6, però è vero che noi ci sentiamo più forti, cioè ci sentiamo di poter giocare, di voler giocare con tutti, quindi non ci poniamo il problema, ci poniamo il problema di lavorare forte e di andare in campo per vincere le partite. Altre cose? Ok? Ok, grazie a voi.